Nel primo mese di lockdown, quando il coronavirus viaggiava a gran velocità, Piacenza è stata costretta a fermarsi. Vietato spostarsi se non per motivi contingenti, con le aziende chiuse molti lavoratori sono rimasti a casa, altri invece da casa hanno lavorato in smart. Ci sono stati benefici per l'aria, lo ha studiato il LEAP, Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza, legato al Politecnico di Milano, che ha analizzato l'andamento di tre inquinanti, come ossidi di azoto, polveri sottili e ozono, nel periodo 24 febbraio-5 aprile. Nell'indagine sono stati presi in considerazione i dati registrati dalle centraline Giordani Farnese e Montecucco di Piacenza su fondo urbano e quella di Besenzone in provincia su fondo rurale e confrontati con le medie dello stesso periodo negli 8 anni precedenti. L'esito evidenzia la riduzione significativa del 50% nelle stazioni di Piacenza degli ossidi di azoto che sono collegati al traffico veicolare, mentre è meno impattante la variazione di questi inquinanti a Besenzone. I livelli di polveri sottili, PM10 e PM2.5 invece, non hanno risentito in maniera apprezzabile delle misure restrittive. Attualmente, diciamo, il particolato fine PM10 e PM2.5 è regolato principalmente dalla combustione domestica, dalla combustione a riscaldamento domestica e in particolare dal largo uso che si fa di legno e pellets. Quindi questa riduzione è stata molto più modesta a significare che, insomma, l'emissione al traffico incide meno di quello che è emesso dalla combustione domestica e quindi è meno apprezzabile questa riduzione sia nelle aree urbane e questo anche nell'area rurale. L'indagine proseguirà anche sui dati del mese di aprile, quando il traffico era ancora ridotto per le limitazioni e le condizioni meteo consentivano di spegnere i riscaldamenti.